Benvenuti alla quarta puntata del format BP Cube Informa. Oggi parliamo di grandi imprese ed innovazione, transizione 4.0, economia circolare e digitale nel mondo industriale. Abbiamo con noi Francesco Balducci, CEO Manifattura, ed Enrico Battistelli, fondatore BP Cube Innovation District. Benvenuti. Francesco, volevo chiederle, Manifattura, che cos'è e di cosa si occupa? Manifattura è una startup innovativa con sede a Pesaro. Siamo dei facilitatori per tutte quelle aziende che intendono intraprendere dei percorsi di innovazione, in particolare nell'ambito dell'industria 4.0 e dell'economia circolare. Il nostro team è un team multidisciplinare, con competenze tecniche e anche gestionali, maturate con oltre 15 anni di esperienza nel settore delle manifatture, in particolare nel settore del legno arredo. Ma il nostro vero asset è il capitale relazionale. Noi collaboriamo con università, con centri tecnologici, con competence centers, con grandi aziende che fanno innovazione e con incubatori a livello nazionale, internazionale e anche locale. Enrico, BP Cube è un incubatore di startup ed esperienze. Ecco, quali sono i punti in comune con le attività di manifattura? Sì, e Francesco ha già raccontato le parti principali dove le nostre aziende in qualche modo si toccano. E come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, il concetto di cortocircuitare, no? Le esperienze e anche le best practice dell'innovazione del territorio sono proprio, diciamo, i temi cardine della nostra azienda di BP Cube Innovation District e sicuramente di manifatture. Quindi per crescere abbiamo bisogno di queste competenze, quelle di manifattura, quelle di Francesco, da unire insieme alle nostre, al nostro staff, che prendendo le aziende in una fase embrionale devono riuscire a portarla ad un livello superiore, un livello più evoluto. Questo lo possiamo fare grazie alle competenze degli attori che ci circondano, e per noi manifattura è uno degli attori principali quando parliamo di manifattura e di 4.0. Mi piace a questo punto introdurre l'innovazione come opportunità di business. Ecco, voi avete delle aziende, delle attività che si occupano, che seguono l'innovazione. Qual è il vostro punto di vista in merito a questa affermazione che ho appena fatto? Per manifattura, e come per BP Cube, l'innovazione è il cuore della nostra attività. È chiaro che l'innovazione è anche complessa e quindi bisogna tenere in considerazione diversi aspetti. Che l'innovazione non è semplicemente investire nell'ufficio ricerca e sviluppo affinché poi si arrivi a un successo di innovazione. L'innovazione deve essere spalmata in tutte le attività che sono prioritarie per un'azienda, e quindi si va dalla formazione, dalle risorse umane, dal controllo della qualità al marketing. E poi l'altro aspetto, che penso che entrambi ci contraddistingue, è il fatto che l'innovazione non si fa da soli. L'innovazione è un processo non di un singolo individuo, neanche di una singola azienda, ma è un processo collettivo, dove le competenze, le idee sono messe a fattor comune per arrivare con più facilità a un successo. Ecco, le idee è un concetto importante, no? Proprio l'idea è quello un po' che fa smuovere tutto il nostro mondo, il nostro staff di BP Cube, ma chiaramente in un percorso di crescita, e potrei dire verticale, anche perché l'innovazione si può suddividere tante volte in verticale e in orizzontale. Noi non l'abbiamo mai voluto intraprendere quel percorso di solo verticale o solo orizzontale. Molte volte però siamo anche costretti su alcuni temi a spingerci molto in avanti, quindi a volte anche verticalizzare questi aspetti. Quindi ecco perché i partner, ecco perché il networking è quello che ci aiuta a spingere anche in processi verticali, anche perché grazie alle competenze dei nostri attori, quindi insieme a noi protagonisti, possiamo andare verso quel filone, verso quella, diciamo, forza caratteristica dell'impresa che chiede la nostra consulenza. Dobbiamo essere pronti a rispondere a qualsiasi richiesta ci venga poi sottoposta. Le vostre aziende sono differenti, ma c'è un potenziale di complementarità. Ecco, quali sono gli spazi di azione per sviluppare questa collaborazione? Un valore importante per noi di manifattura è collaborare con partner, clienti che siano dinamici,
che siano aperti a sperimentare tutti quelli che sono gli strumenti dell'innovazione. E qui con BP Cube noi ci ritroviamo in pieno, perché noi abbiamo da una parte un rapporto, diciamo, empatico e di stima, che quello, come dicevo prima, è alla base, con Enrico e con il staff di BP Cube. Abbiamo il fatto che BP Cube è un incubatore certificato dal MISE e quindi è una garanzia anche per noi e per i nostri clienti. Abbiamo il fatto che poi parliamo di competenza. Competenza che lo ritroviamo nei valori che loro comunicano, che è quello di avere un posto che può ispirare, un posto che può portare a processi di innovazione e anche per la sostenibilità, anche agli investimenti stessi che sono fondamentali. E queste reti lunghe sono quelle che noi ci interessano, dove troviamo lo spazio, la sinergia di collaborazione con BP Cube. Enrico, qual è il suo punto di vista, la sua opinione in merito alla collaborazione? Sì, parlando di luoghi, non posso non citare il nuovo sito internet di BP Cube, che da diversi giorni è attivo, proprio perché per noi è un luogo, diciamo, ideale, quello digitale, però quello dove tutti i nostri clienti, tutti i nostri, come dicevamo, attori e anche abitanti, perché ricordiamo che l'incubatore e BP Cube è anche un grande coworking, lo abbiamo detto nelle precedenti puntate, un grande coworking. Tutto questo si ritrova in questo luogo per noi digitale, che è il sito internet, però non diverso, non troppo diverso dal luogo fisico, che è il nostro, diciamo, Innovation District, perché 1200 metri quadrati di luoghi in cui tutti i nostri partner, tutti i nostri attori protagonisti, abitanti, possono ritrovarsi. Quindi il sito internet molto importante per ripercorrere questo percorso di crescita dell'idea, e quindi come luogo non posso che citare quello insieme al luogo fisico locale del nostro territorio, della nostra provincia, che di per sé ha dei valori enormi e imprenditoriali e di innovazione, che in questi anni si sono in qualche modo anche rafforzati grazie al network evoluto di partner e aziende partner come Manifattura, senza scordarci tutti gli altri attori che ripetiamo e che ripetiamo insieme proprio a Francesco, che sono ad esempio le università. Quindi non posso che togliere il territorio, perché è frutto della nostra azienda e soprattutto di tutte le università. In effetti anche il nostro sito racchiude i nostri partner operativi e quindi troverete Manifattura fra i partner operativi, così come potrete trovare all'interno altri partner. Cito ad esempio Neosperience Lab, un partner che quotate in borsa, Lime di Milano, che ci permette nel corporate startup di avere quegli elementi e quella formazione, dicevamo, di talenti a disposizione per i nostri clienti. E quindi credo che il luogo, come anche sito internet, per noi sia molto importante, frutto di connessioni con i nostri partner. Innovazione e grandi aziende. Francesco, qual è l'esperienza di OpenAI, l'Innovation Lab BS? OpenAI è il progetto di innovazione aperta fortemente voluto da BS. BS è un'eccellenza del nostro territorio, sappiamo essere leader a livello internazionale nella produzione di macchine utensili per il settore legno arredo, sempre attenta, azienda dinamica, anche quelli che sono i cambiamenti. E proprio per questa attenzione ai cambiamenti e attenzione anche alla vocazione internazionale che ha BS, da qualche anno BS ha capito che aveva la necessità di aprire i confini della propria azienda e di iniziare a collaborare con soggetti esterni, quindi con università, con centri di ricerca, e cercando di prendere anche quelli che sono i macro trend di innovazione e allo stesso tempo ben definire quelle che sono le proprie priorità di innovazione. Aprendo quindi un luogo, un concept anche a tutti quelli che sono i soggetti innovatori, quelli che possono essere anche gli stessi dipendenti, clienti, fornitori, start-up, e selezionando delle idee che devono essere rilevanti, che devono essere innovative, ma anche sostenibili. Da qui l'accordo strategico di Manifattura con BS per il progetto OpenAI, in cui noi supportiamo BS in tutte le fasi di scouting, tutoraggio, monitoraggio e anche poi scale up di quelle che sono le startup. Insieme a noi ci sono anche dei partner israeliani, c'è un osservatorio israeliano che è chiamato Adler in Light, e BS guarda anche altri territori, quindi anche altre nazioni che hanno forte vocazione all'innovazione, ma è chiaro che guardiamo poi anche al locale,
perché poi le ricadute importanti sono anche per il nostro territorio. E da qui l'importanza anche della connessione che noi abbiamo con BPQ, che sicuramente può aiutarci in questo processo di crescita del progetto OpenAI. Enrico, il suo punto di vista in merito a questo progetto OpenAI cosa pensa? Allora, nello specifico OBS ho poco da aggiungere sulla grandezza dell'azienda, importanza per il territorio, anche a livello nazionale e internazionale in particolar modo. E in Confindustria abbiamo molte volte collaborato con questa grande azienda, secondo me, in una, diciamo, strategia, no, di grande piccolo, di connessione molto importante alla crescita delle start-up e delle innovazioni, perché, nello specifico, perché il grande modello della grande azienda può in qualche modo aggiungere sempre il tassello dell'innovazione anche della piccola azienda, anche dell'eccellenza del piccolo, chiaramente sul territorio. Come diceva Francesco, ritengo importantissimo anche il ruolo dell'incubatore in questo ambito di innovazione, anche perché tutte, diciamo, le start-up che stanno crescendo su delle nostre, diciamo, tipicità proprio di idee di innovazione potranno essere in qualche modo raccolte da OpenAI insieme a Francesco, insieme a BS, in qualche modo riuscire a essere anche noi un tramite del frutto e dell'operatività di OpenAI. Quindi lo ritengo molto molto importante. Se parliamo di innovazione non possiamo non parlare di economia circolare, da Industry 4.0 a Transition 4.0, Francesco. Esattamente, il paradigma del modello di economia lineare, del prendi, fai, usa e getta, deve essere per forza cambiato in un modello di economia circolare, cioè quindi un uso più efficiente di quelle che sono le risorse, di quelle che sono le fonti rinnovabili. E su tutto questo noi stiamo fortemente collaborando con la piattaforma Marlic per la realizzazione di un laboratorio di ricerca applicata che avrà sede presso l'Università di Camerino, dove saranno studiati nuovi materiali compositi innovativi, quindi di provenienza bio, ma anche materiali di riciclo. In questa piattaforma ci sono tanti soggetti importanti, 21 soggetti, di cui molte piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese, e poi le principali università della nostra regione, la già citata Università di Camerino, l'Università Politecnica delle Marche, ma anche l'Università degli Studi di Urbino, oltre i centri di eccellenza italiani per la ricerca, quindi il CNR e l'ENEA. Le ricadute di questo progetto saranno importanti perché, oltre a essere un laboratorio di ricerca applicata che sarà uno dei più importanti a livello italiano, a livello nazionale, avremo la possibilità di un trasferimento tecnologico di questi risultati per le aziende della nostra regione e anche la possibilità, che questo è molto importante, di creare veri e propri programmi formativi e informativi per i ragazzi, gli start-up del nostro territorio. Enrico, una sua opinione? L'Università degli Studi di Urbino, citata e aderente al progetto, è per noi un partner storico, potrei definirlo, perché abbiamo accordo quadro con UniURB, diciamo un po' dagli albori del nostro percorso. Sono ormai 8 anni che BPQ opera nel territorio e quindi direi che, credo quasi da 8 anni, potrei sbagliare di poco, ma solo di alcuni mesi, abbiamo un accordo quadro stabile con l'Università di Urbino. Quindi per noi hanno un ruolo fondamentale, quindi ritengo necessario, anzi doveroso, spingere sempre di più il rapporto tra incubatore, enti, aziende e università. E Francesco l'ha detto benissimo, ci sarà una ricaduta sul territorio importante, è un po' anche la terza missione universitaria, quella proprio di trasferire sul territorio il frutto della ricerca loro, ma anche della ricerca, secondo me, condivisa, comunque sempre di più un insieme di ricerca, quindi collaborativa, un altro termine che si usa molto, fra tutti questi enti. Quindi BPQ vuol farne parte, l'abbiamo fatto con questa università, anche noi abbiamo collaborazioni, diciamo, puntuali con quella di Camerino, così come il Politecnico delle Marche e ancora Macerata, che è anche una delle ultime che si sta unendo alle nostre, diciamo, partnership attuali, con dei percorsi che abbiamo raccontato anche nella volta scorsa con il Presidente Papalini, già anche in Confindustria, e tutte le università partecipano a Se Funzionasse. Quindi il mio sogno è quello di avere sempre di più progetti spinti
verso l'innovazione, che non sono più isolati, diciamo, tra blocchi di innovazione, ma che l'innovazione arrivi veramente dappertutto. Networking sì, ma quanto è importante la collaborazione tra gli attori dell'innovazione? È fondamentale. Noi avremo di fronte delle sfide interessanti ma anche complicate. Cioè, abbiamo parlato prima di open innovation, abbiamo parlato di nuovi materiali, possiamo parlare anche di aerospace, perché ci sono dei tavoli di discussione su questi temi e sono sfide. Per queste sfide, per le dimensioni delle nostre aziende, per la nostra realtà, è importante collaborare. Collaborare chiaramente con dei soggetti che siano autorevoli, che siano solidi, credibili. E noi da poco, questa settimana, siamo diventati CATAS Point Pesaro. Il CATAS è il principale laboratorio a livello europeo, centro di ricerca per il settore legno arredo. E per noi è importante perché l'innovazione, come dicevo prima, passa anche per il controllo qualità, passa per quelli che sono dei servizi avanzati che le imprese possono, devono anche accedere. E qui ritorno a dire il ruolo anche di BPCube, un incubatore certificato MISE. Questi aspetti per noi sono fondamentali, le collaborazioni devono essere incentivate perché l'innovazione, come si diceva, sono anelli in retroazione tra quello che è il mercato, la tecnologia, la scienza, le applicazioni. Solo così si può innescare veramente innovazioni e vincere quelle sfide che abbiamo detto prima, che sono interessanti, complesse, ma che noi siamo pronti a giocare. Concordo in pieno su tutto. BPCube in qualche modo negli anni ha saputo anche proprio vincere quella sfida delle collaborazioni, di fare partnership, di fare rete. Adesso proprio vado velocemente a qualche ricordo di 8 anni fa in cui, no, ci citavano come la startup, giovani che vogliono aiutare i giovani, startup che aiuta startup, non funzionerà mai, no? Abbiamo sempre quell'eco del non funzionerà mai, che credo che sia uno stimolo forte per chi vuole fare impresa, no? Cioè andare anche contro al non funzionerà. Perché? Perché chiaramente non vedevano in noi un forte capitale, no? Dici, non hai capitali, non può funzionare. Invece i capitali molte volte si trovano nelle collaborazioni, nelle partnership e nella grande rete che puoi generare, chiaramente, perché devi essere molto, anche le sfide che diceva Francesco, le sfide sono difficili, ma tu devi essere ancora più tosto rispetto alle sfide che ci sono, ed è così che il capitale arriva grazie proprio alla rete di partnership, al capitale umano che abbiamo saputo introdurre in azienda a livello di partner e quindi proprio di soci e di dipendenti piano piano, così che in questi anni è sempre più funzionato il modello di essere in qualche modo medio piccolo, però è sempre innovativo, quindi sempre un po' avanti rispetto a quello che stava succedendo. Ecco perché siamo qua e riusciamo ancora di più a promuovere queste collaborazioni, quindi lo prendo come un punto proprio a favore sia nel discorso generale di come fare collaborazione, ma anche di BPCube, che nel suo piccolo ha sempre collaborato con tutti quelli che erano al fianco, ultimo ma non ultimo, tutte le startup che crescono in BPCube hanno uno spazio in cui vivere e quindi siamo noi primi a dire come cercare di fare rete, come stare insieme, addirittura con lo spirito anche di crescere insieme, che quando avrà bisogno la nuova azienda, la nuova impresa, la nuova startup o di ulteriori spazi o di ulteriori consulenti, può sin da subito fare leva con le capacità che ha l'incubatore, BPCube, ma tutto il network evoluto che abbiamo generato, quindi per noi e per tutti i nostri clienti, abitanti e startup. Le cosiddette attività di frontiera generano uno sviluppo economico sia in termini di fatturato che in assunzioni, quindi in termini di lavoro. Qual è il ruolo delle istituzioni proprio per rafforzare tale effetto? Il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Noi stiamo entrando in questo momento nel settennato della nuova programmazione europea 2021-2027, Horizon Europe, e è proprio il programma dedicato per la ricerca e innovazione. Saranno 95,5 miliardi di euro a disposizione per aiutare gli ecosistemi di innovazione, per aiutare la transizione che abbiamo citato prima, quella green e quella digitale, per aiutare la sfida globale che, con le sfide che abbiamo citato anche prima, per le grandi aziende, le medie, piccole start-up che devono appunto riuscire a competere in questo mercato.
giusto per citare un programma dedicato proprio a start-up e piccole e medie imprese, il terzo pilastro di questa programmazione europea, quello dedicato in maniera specifica all'innovazione, c'è un programma che si chiama EIC Accelerator, è un programma proprio per idee dirompenti, idee di rottura, idee innovative che ad alto rischio, chiaramente, perché quando parliamo anche di start-up dobbiamo mettere anche questo aspetto, è un finanziamento a fondo perduto, ma anche con un finanziamento che poi in equity, e quindi proprio sono anche gli strumenti in cui la pubblica amministrazione, le istituzioni si stanno mettendo in gioco cercando di cambiare quello che era anche il vecchio paradigma, adeguarsi a quelle che sono anche le necessità del mercato. Localmente è stato costituito proprio anche dalla regione un osservatorio proprio sulla specializzazione delle nostre aree strategiche, ed sarà importante il ruolo che tutti noi poi sempre come collettività di soggetti innovatori andremo a fare per veicolare al meglio quelle che saranno le risorse, le tante risorse che ci saranno a disposizione. Sì, non da ultimo la regione Marche sta percorrendo un percorso in qualche modo nuovo, in qualche modo innovativo, perché sta mirando, come diceva Francesco, su delle aree specifiche dove poter in qualche modo indirizzare il finanziamento che stanno studiando, nello specifico con delle proposte di legge ormai in approvazione. Una di queste è proprio sull'ecosistema startup e incubatori, molto molto importante, seguito dal vicepresidente Carloni, che avremo ospite poi nella prossima puntata, in cui racconteremo come la regione cerca di aiutare, ma in maniera innovativa e diretta, non più solo a pioggia, che chiaramente era un metodo non sempre corretto, perché si poteva sì aiutare tutti, però poi l'innovazione vera ha bisogno di molto di più rispetto a quella, di nuovo, che può essere innovativa ma non ha quel coefficiente di innovazione che oggi la ricerca cerca. La regione lo fa proprio con quest'area e questa legge provvederà a spingere questo ecosistema. Gli incubatori saranno in qualche modo, come sono per legge, degli aggregatori per l'ecosistema startup, e quindi ci aspettiamo a breve, brevissimo, una veramente legge che diventerà azione concreta, quindi tradotta in bandi concreti, che in aggiunta a tutto quello che arriverà dall'Europa, a tutto quello che sta facendo oggi la Regione Marche, si potrà veramente pensare a una nuova era di finanziamenti innovativi per l'ecosistema delle start-up e dell'innovazione a tutto campo. Quindi non posso solo aggiungere di rimanere curiosi e attenti anche sull'ultima puntata, che di questo parleremo. Siamo giunti ormai alla conclusione di questa quarta puntata, molto molto interessante. Io ringrazio Enrico, ringrazio Francesco per essere stati con noi. E vi diamo appuntamento alla nostra quinta puntata e incontreremo il vicepresidente della Regione Marche e assessore Mirko Carloni.